Buongiorno a tutti, sono Giorgia Calò. Oggi vi parlerò di un'artista del Novecento, Antonietta Raffael Maffei, un'esponente di spicco della scuola romana, detta anche scuola di via Cavour, come la definì Roberto Longhi. Di Antonietta Raffael e della sua infanzia si conosce non molto, addirittura non è nemmeno certa la sua data di nascita, che si fa risalire al 1895. Però sappiamo dove è nata: nasce a Kovno, Kaunas, in Lituania, in uno shtetl, figlia del rabbino Shimon e di Chaya Horowitz, un'esperta di teologia. Alla morte del padre, Antonietta Raffael era ancora una bambina e si trasferisce con la madre a Londra, meta ambita dagli ebrei dell'est che stavano scappando dai pogrom. Qui Antonietta Raffael respira un vivace milieu intellettuale, si dedica al teatro, al canto, alla filosofia, alla musica, si diploma come pianista alla Royal Academy e qui ha i suoi primi contatti con le ricerche artistiche dell'epoca, soprattutto di ambiente francese. Il primitivismo, primo fra tutti, che influenzerà moltissimo le sue opere. Il suo primo viaggio a Parigi risale al 1919, poi fa ritorno a Parigi nel 1924, prima tappa di un percorso che la condurrà l'anno dopo a Roma, dove vi si stabilirà. E a Roma si iscrive alla Scuola Libera di Nudo ed è qui che incontra l'amore della sua vita, Mario Maffei, con cui avrà tre figli: Miriam, Simone e Giulia. Raffael era una donna colta, cosmopolita, capace di esprimersi in diverse lingue, Yiddish compreso. Aveva uno stile eccentrico anche nel modo di vestire, probabilmente maturato anche dagli anni di esperienza inglese e francese. Portava i pantaloni, ad esempio, cosa davvero inusuale per le donne italiane dell'epoca. L'esordio artistico di Antonietta avviene nel 1929 con un discreto successo di critica. I suoi dipinti dai colori vibranti sembrano esplodere dalla tela che li imprigiona e ci raccontano una storia che spesso trae spunto dai testi della Torah, retaggio di quella cultura chassidica che Antonietta si porta dietro e rivela la sua identità ebraica in diaspora, come ad esempio in Yom Kippur del 1931 e nel più tardo Lamentazione di Giobbe del 67. Sono gli anni però anche delle vedute romane, ritrae il Foro, il Colosseo, l'Arco di Costantino. I suoi dipinti sono quindi un impasto, potremmo dire, di romanità e folklore orientale che la giovane lituana si porta dietro, avvertendo anche l'eco di Chagall, ma anche di Rousseau detto il doganiere, per questo spirito fortemente naif. Ciononostante, la sua pittura originale ed esotica desta anche qualche reticenza e questo probabilmente la induce a reinventarsi come scultrice. E torna a Parigi, a Londra, frequenta importanti artisti come lo scultore Epstein e è fortemente influenzata anche nell'ambito della scultura dall'arte primitiva, ma anche dall'arte azteca, egizia, bizantina e la scultura diventa da quel momento la sua principale scelta espressiva, con una determinazione che ne farà l'unica autentica scultrice italiana, dirà di lei Cesare Brandi. Una delle prime opere si intitola Fuga da Sodoma, cominciata nel 1934, poi realizzerà molte altre versioni, addirittura fino alla fine degli anni 60. Ebbene, l'opera che sembra emergere dalla materia quasi presagisce quello che la famiglia Maffei avrebbe subito di lì a poco a causa delle leggi razziali del 38, che la costringono a rifugiarsi insieme alla famiglia, prima a Forte dei Marmi, poi a Genova, da amici collezionisti quali Iesi e Della Ragione. Oltre alla fuga, un altro tema prediletto e che ritroviamo in tutta l'esegesi di Antonietta Raffael è la maternità e la fertilità come atto creativo per eccellenza. Si evince anche nei numerosi ritratti che fa alle figlie, sono opere in cui emerge il suo istinto materno, come ad esempio nel bronzo del 1936, intitolato Le tre sorelle, attualmente alla scuola, al Museo della Scuola Romana di Villa Torlonia, in cui Antonietta ancora una volta ritrae le sue tre figlie. È un'opera, potremmo dire, gioiosa perché rappresenta proprio un affaccio alla vita di queste tre bimbe che hanno 6, 8 e 9 anni. Recentemente Giulia Maffei ha voluto donare quest'opera al Museo Ebraico di Roma, in ricordo di tutte quelle bambine ebree che
che non sono più tornate dai campi di sterminio, a differenza loro che invece fortunatamente riuscirono a salvarsi. E proprio per questo l'opera, speriamo presto, verrà posizionata all'entrata del Museo della Shoah, a pochi passi dal Museo Ebraico di Roma. Oltre alla pittura e alla scultura, va menzionata anche la sua vastissima produzione di disegni. Come potete vedere da questo disegno inchiostro su carta esposto al Museo Ebraico di Roma, Rafael era originale anche nella firma, che cambia molte volte nel corso della sua carriera. A volte usa anche una sorta di patronimico, firmandosi Rafael de Simone, ovvero Bat Shimon, figlia di Simone. Per concludere, la sua arte è costantemente segnata dal sogno e, come lei stessa dice, dalla religione, che le è stata lasciata in eredità dai genitori e, nonostante lei non sia né osservante né credente, ha regolato comunque tutta la sua vita artistica e morale, portandola con sé ovunque andasse, anche attraverso degli oggetti, come ad esempio lo scialle della madre e la cannocchia del padre Rabbi Shimon, che diventa in casa Mafai un elemento simbolico, tanto da essere ritratta anche dallo stesso Mario Mafai, segno tangibile della penetrazione di un linguaggio di radice ebraica anche in un artista non ebreo. Per il momento è tutto, arrivederci da Giorgia. Eliel, ciao!